oggi di fatto le istituzioni, lo Stato, sono a Bagnoli e decidono di mettere la faccia su un problema annoso, su una di quelle questioni che vanno avanti da così tanto tempo che i cittadini a un certo punto si convincono che non ci sia niente che si possa fare per invertire quella tendenza. Un bel lavoro di squadra che di fatto precostituisce le condizioni per affrontare finalmente l'opera di risanamento ambientale, l'opera di rigenerazione urbana più ambiziosa d'Europa. Il protocollo d'intesa che sottoscriviamo oggi prevede, come si diceva, l'accelerazione di tutti gli interventi previsti dal programma di risanamento, a partire dalla bonifica completa del suolo e dell'area marina e dalla ricostruzione e il potenziamento della rete delle infrastrutture, ma prevede anche una serie di nuovi obiettivi. Il sindaco di Napoli e commissario straordinario di governo per il sito di interesse nazionale Bagnoli Coroglio, Gaetano Manfredi, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno firmato nell'auditorium Porta del Parco di Bagnoli il protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli Coroglio. All'area sono stati destinati 1 miliardo e 218 milioni di euro. Non voglio usare toni trionfalistici o eccessivi, ma mai come oggi non abbiamo nessuna incertezza sulla roadmap. Abbiamo progetti, abbiamo tempistica e adesso abbiamo anche finanziamenti. Non abbiamo nessun punto per il quale dobbiamo chiedersi, poi vediamo che cosa faremo, poi decideremo dopo, che è quello che poi alla fine porta a realizzare opere che non si completano mai. Oggi definiamo una roadmap robusta, affidabile, precisa, che potrà portarci al definitivo rilancio di quest'area e, come chiedeva Ermanno Rea, potrà consentirci di riportare la speranza a Bagnoli e nell'animo dei suoi cittadini. Grazie. L'avvio dei lavori avrà una ricaduta positiva anche in termini economici e occupazionali, grazie alle clausole sociali previste nei contratti di appalto. Circa il 25% della forza lavoro necessaria sarà infatti reclutata sul territorio.